Allora, ci siamo spostati da Campo Imperatore, quindi abbiamo salutato questi fantastici arrosticini che abbiamo assaggiato sia ieri sera che stamattina. E vai, andiamo con le considerazioni. Allora, considerazione, ieri siamo stati al Pucciante, buono, leggermente più grande, quindi aveva tutto fornito, aveva anche formaggi, biscotti, salsicce, salami, quindi leggermente più fornito rispetto all'altro. Vini, birra. Esatto, quindi ha veramente un po' di tutto. L'abbiamo trovato però un po' tanto commerciale, ecco, un po' poco autentico. Stamattina invece che siamo andati al Giuliani, l'abbiamo trovato, è leggermente più piccolo, sarà che siamo stati anche i primi della mattinata, quindi non aveva neanche ancora Sì, il stavano ancora balcone riempendo il balcone. tutto allestito, però comunque si vede, è più piccolo, un po' più autentico, meno commerciale, l'abbiamo Ma sì, più trovato. che commerciale, l'altro è più per forse i turisti, cioè il Esatto. Giuliani sembrava più una cosa del posto, non so, anche il personale l'ho trovato, cioè nel senso che abruzzese parlava, cioè non è che, invece gli altri forse è un po' più... Esatto. E anche comunque il discorso della brace, come la gestivano la brace, ok? Al Giuliani ti prendi tu con la paletta alla brace, te la metti, te la allarghi. Secondo me è un po' più Alla autentico, ecco, buona, esatto, alla buona cioè come dovrebbe essere in questi posti. Giuliani è un po' più piccolino, tutto un po' più piccolino e un po' più proprio del posto, non so come dire. Dall'altra parte forse sì, c'erano tantissimi turisti, un po' più grande, però dai, comunque tutti e due Sì, buoni, eh. comunque li consigliamo tutti e due. Mentre siete lì, fate come noi, assaggiate sia uno che l'altro. E poi ci scrivete qua sotto le vostre considerazioni. Ok, continuiamo con il nostro viaggio. Allora ragazzi, siamo sotto la diga di Campotosto. Adesso ci saliamo, appunto qua sopra c'è il lago e dovremmo anche in teoria attraversarlo perché c'è un ponte che lo attraversa. Quindi se non sbagliamo strada dovremmo anche proprio attraversarlo. L'acqua è molto bassa. Sì, quello è il ponte e adesso dovremmo attraversarlo. Ecco ragazzi, siamo sul ponte che attraversa il lago, ce ne sono due. Uno ci passa la strada, l'altro invece lo vedete là sulla Ci sinistra passa è l'erba. abbandonato, sì, ci passa l'erba. Quindi sarà stato danneggiato, non so, comunque l'hanno abbandonato. Vedere che ti aggiusti. Dai. Ti è caduto, Salama. È qui, è qui. Però ascolta, dammi la manina e ne prendi uno. Dai, prendi uno. Bene ragazzi, siamo arrivati ad Amatrice, abbiamo parcheggiato, alle nostre spalle c'è un villaggio di casette ancora che hanno fatto per il terremoto del 2009, andiamo a fare un giro in centro, scopriamo insieme le cose che ci sono da vedere e appunto da visitare. Andiamo a vedere. Ragazzi, i segni del terremoto del 2009 qua si vedono proprio Come? distintamente. Sì ragazzi, stiamo passeggiando e intanto
danni ancora del terremoto sono molto molto visibili. Lì c'è chiesa, credo, giù c'è un altro palazzo e di qua l'hanno ricostruita ancora provvisoria. Sì, sì, quella lì è la chiesa, vedete, tutta appunto ancora pericolante. Qua c'è la casa di riposo invece. E dopo 12 anni è ancora tutto così, perché il terremoto del 2009, c'è da dire che stanno comunque ricostruendo parecchio, eh. Vedete, qua ci sono un sacco di case in costruzione, cantieri aperti. Adesso continuiamo la nostra passeggiata. Allora ragazzi, siamo arrivati fino qua, come vedete oltre non si può andare, oltre è pieno di ponteggi, perlomeno non si può andare a piedi, dopo probabilmente passeremo di qua col camper. È pieno di ponteggi, laggiù vedete è pieno di macerie, ci sono ancora parecchie macerie, parecchi ponteggi, questo qua probabilmente era una chiesa o qualcosa del genere, ci sono ancora delle vetrate. Adesso noi continuiamo il nostro giro a Matrice perché ci hanno detto che tutte le attività commerciali, ristoranti, bar, tutte le attività commerciali che erano a Matrice le hanno trasferite all'interno di due o tre centri commerciali, di cui ce n'è uno specifico in cui ci sono tutti i ristoranti. Quindi continuiamo il nostro giro, andiamo a fare un'altra passeggiata. Cannina, così fumano i miei. Così, signora, non ci creda, no? No. Come dobbiamo fare? Passiamo di là? Via e passiamo. Ah, e poi di là? Sì. Così non è chiuso? No. Ha ragione. Perché sono lì e c'è la paese. Quindi siamo felici. Qui c'è un parco con tutte le foto, con le immagini che rappresentano appunto il disastro che c'è stato nel 2009. Questo è uno dei tre centri commerciali, di cui uno soltanto dedicato alla ristorazione. Questo è il triangolo, l'altro centro commerciale sempre di Amatrice. Ci siamo spostati di poche centinaia di metri, qua proprio dietro di me c'è il villaggio del Gusto, sempre ad Amatrice. Entriamo e facciamo un giro anche qua, a scoprire se c'è qualcosa di interessante.
Siamo appena dovuti risalire di corsa sul camper, è arrivato un vento, un tornado fortissimo. Infatti potete vedere fuori, ma ha alzato un polverone immenso. Ginevra è ricoperta tipo di terra, di sabbia. Siamo tutti appunto insabbiati. Adesso riprendiamo il nostro viaggio e ci spostiamo, perché qua appunto questo meteo non è un granché. Quindi ci spostiamo, continuiamo il nostro viaggio. Questa però era l'ultima tappa dell'Abruzzo. Quindi ora noi continuiamo il nostro viaggio, ci sposteremo un po' per volta, ritorneremo verso casa. E niente, ci stiamo spostando da Matrice, non capivamo questa coda e con questo vento è caduto un albero, o perlomeno un ramo. Da qui non capiamo benissimo, ma almeno un ramo sicuro. Che sfortuna. Sono passati 10 minuti, qualche ora fa. Ma sì, certo, non c'era tutto quel vento però. Ma guarda adesso. Ma speriamo non ci fosse stato niente, nessuno sotto almeno. No, vabbè, ma non ci posso credere comunque. Ma pensa a te. 120 svolta a sinistra e prendi il riserva 260 indicazioni per una. Ma si può? 260 verso via Alfredo Muzzi, poi svolta a sinistra e prendi viale Saturnino. Stiamo arrivando nella zona di Amatrice, quella che è appunto l'accesso pedonale è vietato. Ed è dove praticamente c'era il centro storico, laggiù si vedono tutte le case e abitazioni. Qua anche. Ci sono solo più macerie. Mamma mia. Così bussa. Papino. 9,99. Ma no, voglio aiutarti. Vuole aiutarti? Vuoi anche questa? Guarda Fede, aiutalo così. Dai questa a papà, amore. Dai questa a papà. Togli l'elastico, gliela dai a papà. Perché serve a papà, amore. Bravo, l'elastico lo dai a mamma? Attento, attento che papà apre. Facciamo cambio, Chicco. Questa la tieni tu e questa la dai a papà. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati a Spoleto. Facciamo una tappa prima di tornare a casa, dopo le ferie in Abruzzo. Ma mi sa che ne faremo anche un'altra, di tappa. Dobbiamo ancora poi decidere dove. Esatto. Per ora, Spoleto. Grazie di essere arrivati fino qua. Volevamo ancora informarvi che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Abruzzo, quindi se siete interessati alle altre tappe le trovate tutte qua sotto. Invece qua sopra vi mettiamo il link del nostro primo video in cui spieghiamo tutto il nostro viaggio. Grazie, al prossimo video. Ciao!